Ve lo ricordate il Pancio? Andrea Panciroli, da Reggio Emilia, stessa mia città, stesso mio quartiere. Beh, io me lo ricordo benissimo. Lui diventò famoso su Facebook, ero già in Giappone. Mi ricordo benissimo che quando sono tornato a casa, io ne parlai un po' con chi trovavo anche a Reggio Emilia, sai, di solito si va in piazza, si va nei bar. Ne ho parlato, no, di questa cosa, ragazzi, ci abbiamo il nostro coetaneo che è diventato famoso nel web. Io ho notato quel momento quasi una sensazione di disprezzo per il personaggio Andrea. E lì mi sono accorto che molta gente non ha capito quel mondo, che Andrea Panciroli era il Pancio, un personaggio. Perché lui faceva parte della prima categoria, no? Quelli che hanno iniziato a fare i contenuti sul web. Dal momento in cui invece Facebook arriva la possibilità di fare dirette anche sui profili personali. Sulle pagine verificate era già possibile da qualche mese, ma in forma di beta test, e tante webstar avevano cominciato a farle. Perfino Trump nella sua campagna elettorale, ma nulla rispetto a quando il 9 febbraio partì l'opzione per i profili personali. Cioè, voi pensate che fino ad allora le dirette, cioè, non si potevano fare su Instagram. Twitter aveva iniziato da poco con Periscope, ma Instagram e Facebook, Facebook, perché Instagram non c'era ancora. Cioè, questa fu la prima volta che hanno dato l'opportunità di fare le dirette. E fu una roba incredibile. Fu il delirio. Chiunque faceva dirette. Ecco, quello fu il passo del web verso l'ineluttabile, secondo il mio punto di vista. Perché, vi spiego, fino ad allora esistevano due tipi di persone sui social: chi faceva contenuti e chi li guardava. E al massimo to, li commentava, no? Da allora, per merito di questa nuova opzione, erano tutti diventati dei potenziali creators. Tutti in diretta, tutti star, anche gente che non se lo sarebbe mai sognato nella vita, che proprio dice. Io mi ricordo che entravo e dicevo, mica, mio cognato in diretta. Ah, veramente? Che era proprio una roba. Magari solo per conformismo, semplicemente per vedere come funzionava, facevano partire la diretta e tac, inconsciamente stavano diventando anche loro delle cavie. Era come se ogni scelta aziendale che Facebook, che all'epoca era veramente un monopolio, faceva, legittimasse tutti a essere sempre più una parte attiva di questo gioco, diventare famosi sui social. Se voi ci pensate, parlare dei social fuori dai social è molto difficile. È proprio per questo che io mi sono isolato, proprio per capire il messaggio importante che il Pancio ci sta dando. E sono venuto qua, in mezzo a nulla, come potete vedere. Voglio avere il mio spazio. Mi sono preso tre giorni da solo nella campagna giapponese per pensare quello che è i social ti tolgono, perché i social ti danno, ma ti tolgono anche. E vi voglio raccontare un po' come l'utilizzo dei social è importante, perché noi millennials abbiamo vissuto quel momento di vita che i giovani di adesso non ce l'hanno. Il passaggio tra la vita senza social alla vita con i social. E questo passaggio di vita è stato per noi una cosa molto positiva, ma nello stesso negativa, perché noi sappiamo, non dico tutti, ma molti di noi sappiamo quali sono le potenzialità e quali sono anche le difficoltà di gestire una situazione che può essere superiore a quello che realmente noi possiamo immaginare. Che sia chiaro, non è una questione di numeri, di fama, è una questione che siamo molto più tempo sugli smartphone che magari fare qualcosa di diverso, no? E quel tempo noi buttiamo dentro la nostra vita, in pasto a tutti, perché siamo soggetti ovviamente a commenti di altre persone che commentano la tua stessa vita, quello che tu fai, quello che tu dici, quello che tu proponi. Ma perché normalmente, non dico che è una cosa che viene naturale, ma il 70% delle cose che noi mettiamo online, qualsiasi persona, perché ormai il mondo è diventato, cioè non c'è più la differenza tra influencer, creator o quello che sia. Adesso tutti siamo fondamentalmente degli influencer o dei creator, perché tutti abbiamo la possibilità di avere internet, tutti abbiamo la possibilità di mettere le cose online, addirittura di far vedere le cose in diretta. E quindi non c'è più il pro, no? Cioè, c'è ancora ovviamente che vivono solo di quello e capiscono le dinamiche dei social. Ecco, io per esempio non sono una di quelle, non riesco a capire bene ancora, anche se sono da tanto tempo dentro, le dinamiche potenziali e quello che veramente mi può succedere di grave o di bello non mi è ancora capitato. Quindi non sono qui a dirvi io sono un grande così, io so quello che dico, bla bla bla. E voglio farvi capire che grazie a persone che veramente ci vivono e che si sono aperte a questo mondo e farlo vedere,
grazie a loro possiamo veramente capire cosa c'è dietro tutto il contesto, il lavorativo, tutto quello che vi può succedere se sbagliamo qualcosa. Beh, io sono venuto qua, ogni tanto mi prendo queste pause che vi consiglio di fare. Io sono venuto qua in questo posto dove non c'è, vedete, non c'è nulla, nessuno, niente. E sono nella campagna giapponese perché voglio andare fuori dai coglioni, che ogni tanto ci vuole, eh. Cioè, vedete, sono qua il classico marchino, quello delle superiori, vestito con la stessa giacca. Questa l'ho comprata quando avevo 17 anni, ragazzi, è ancora intatta, funziona da Dio. Non voglio cambiare, ma ovviamente voglio crescere, ma dentro sono sempre io. In poche parole, se volete vivere meglio, prima regola è farvi i cazzi vostri, seconda regola, non seguire i trend. Se invece volete spaccare sui social, dovete fare completamente l'opposto, dovete farvi i cazzi degli altri e seguire i trend. Ma sappiate a cosa andate incontro. E poi mi sono preso questi giorni off per leggere questo libro, un libro di un mio caro conoscente che viene nato nella mia stessa città, addirittura eravamo nella stessa scuola media, che ha avuto un percorso incredibile fatto di veramente di alti e bassi che potete leggere nel suo libro. Ci tenevo veramente tanto perché innanzitutto mi sono rivisto anche un po' nella mia infanzia in questo video, soprattutto all'inizio, e poi dopo ho imparato tantissime cose, la vita di un creator vero, quello fa per professione, tutte le difficoltà. Ho voluto prendere in considerazione questa ultima frase, spero che Andrea non si arrabbi e che gli leggo una piccola parte del libro. La cosa più bella di scrivere questo libro è stata l'opportunità di non usare i social, e lo dico con la consapevolezza, chi sa bene che questa oggi può essere solo una bella pausa, perché a oggi fuori non esiste più niente. So bene che i miei colleghi capiranno pieno cosa intendo, ma oramai per arrivare al nostro livello di alienazione non vi manca ancora molto, nemmeno a voi, giusto un paio di ore in più al giorno sui social. Tutta la tecnologia serve per renderci la vita più comoda e, ossessionati da questo ideale di comodità come simbolo di maggiore tempo libero e quindi di libertà, abbiamo finito per riversare la nostra vita e tutto il tempo che abbiamo guadagnato dentro a quella scatola virtuale senza la quale oggi non potremo più vivere e che non si può più spegnere. Mi fermo qua. Io non voglio stare qui a dire, fare l'anziano di turno, voglio dire, una volta si viveva meglio, no. È che siamo arrivati ad un punto di un non ritorno. E quindi il mio consiglio che vi posso dare nel mio piccolo è di stare attenti e di non perdere la vostra identità, perché poi tornare indietro è difficile. Voglio ringraziare il Pancio per queste ore spese bene e lo saluto e spero di rincontrarlo una volta che ritorna a Reggio per offrirgli un caffè. Io comunque sono contento di essere approdato nei social come creator, sono molto contento di questa scelta e sto imparando tantissime cose di un mondo parallelo al nostro che ha una potenza incredibile. E poi ho imparato un nuovo lavoro. Non sono qui a raccontarvi la storia, lo faccio, si fa per hobby, no, si fa per soldi, fa tutto per soldi. In questo mondo è tutto per soldi, no? Sarei disonesto nel dire che non lo facciamo per soldi. Ovviamente c'è anche la passione, anzi, senza passione è quasi impossibile creare, secondo me, qualcosa che ti piace veramente, se no siamo costretti a fare cose che non ci piacciono fare, quindi verrebbero probabilmente male. Ma detto questo, ragazzi, volevo ringraziarvi per l'ascolto, un video diverso. Ho provato a fare un formato storyteller, spero che vi sia piaciuto e che avete magari imparato qualcosa un po' più su di me. Ci vediamo al prossimo video, grazie mille per l'ascolto, alla prossima!